Buongiorno Francesco. Ciao Elios. Eccoci qua per una nuova puntata di Biblio Boom. Anche oggi intervisteremo una grande scrittrice per la rassegna che oramai va avanti da un po' di tempo, abbiamo già intervistato molti scrittori e scrittrici, ovvero Libri in Villa. Libri in Villa sta portando un sacco di scrittori a Sesto San Giovanni, è una rassegna curata in maniera particolare, nel senso che abbiamo degli autori eccezionali e oggi dimostreremo quanto è importante. Con chi lo facciamo? Allora, anche oggi avremo una grande scrittrice, Paola Malcaggio intervisterà Sara Rattaro, autrice del libro, del suo ultimo libro, Io sono Marie Curie. Marie Curie, bellissimo. Un libro che parla di questa donna, a cavallo tra primi 900 fino 800, primi 900, una donna che si trova in un ambito scientifico che è un ambito puramente maschile. Assolutamente, due premi Nobel, l'unico premio Nobel a vincerne due su due materie diverse, perciò una grande scienziata, un grande personaggio, una grande donna, una grande mamma, una grande moglie. Assolutamente. Io direi, Francesco, di dare subito la linea a Paola e ci lasciamo con una frase del libro che secondo me riassume bene il significato, diciamo, di questa storia. Di questa storia. La frase è la seguente: indossate il vostro coraggio e sfidate il mondo. Tutte possiamo essere Marie Curie. A te Paola e buon ascolto. A te Paola. Grazie Elios, grazie Francesco, siamo qui stasera con un ospite d'eccezione, Sara Rattaro, che è venuta a Sesto a presentare il suo nuovo romanzo Io sono Marie Curie. Sara, cosa ti ha convinto a parlare della figura di Marie Curie e quanto ha influito la tua formazione scientifica? Perché tu sei biologa. Sì, e da buona biologa ovviamente Marie Curie è sempre stato un mito per me, no? Fin da quando studiavo. E quello che mi ha spinto a raccontare questo romanzo è il desiderio di andare oltre tutto quello che già si conosce di lei, che lei sia stata una grandissima scienziata, vincitrice di due premi Nobel, l'unica persona ad averli vinti in due discipline diverse, la prima donna a insegnare alla Sorbona, insomma sono tutte cose che possiamo cogliere in qualsiasi sito internet. Però quello che non si racconta di Marie Curie è la parte umana, la parte passionale e tutta quella, come dire, quell'insieme di sentimenti fortemente femminili che l'hanno spinta anche a sopravvivere a tutti i momenti in cui hanno tentato veramente di toglierle il tappeto sotto i piedi e di metterle i bastoni tra le ruote e che l'hanno poi portata a tenersi strette le sue conquiste. Quindi conosciamo la donna Marie Curie, che è anche madre, che è anche moglie, anche amante. La sua è una figura molto moderna. Secondo te può quindi parlare alle donne di oggi? Assolutamente sì, è una figura modernissima. Forse la domanda che ci dobbiamo porre è: certamente lei è stata moderna, ma visto che le problematiche che affrontava lei sono le stesse che affrontiamo noi oggi, cioè quella necessità di doversi sempre affermare, di doversi sempre far riconoscere il nostro lavoro indipendentemente da tutto quello che abbiamo intorno, allora forse la domanda è più se è lei a essere veramente moderna o siamo noi che questi 100 anni li abbiamo spinti un po' poco e abbiamo forse cambiato un po' troppo poco le cose. Nel libro incontriamo tre figure maschili importanti e vuoi parlarcene partendo dal padre di Marie illuminato che le consente di studiare, che crede, il primo a credere in lei. Sì, tre uomini illuminati, il primo è il padre che ripeterà sempre questa frase importantissima: la cultura è l'unica cosa che nessuno potrà mai portarti via, e spingerà le figlie a studiare. Siamo in una Polonia invasa dall'impero russo e che impedisce soprattutto alle ragazze di studiare, quindi sia Marie che sua sorella devono frequentare le università clandestine. Quindi immaginiamoci questo padre che da un lato le spinge a studiare ma dall'altra parte vive l'ansia del fatto che loro poi potessero essere arrestate, addirittura mandate ai lavori forzati, quindi questo sentimento di grande battaglia che lui aveva nel cuore, che però ha
come dire, prevalso la parte di formazione per poi creare delle donne straordinarie, non solo Marie Curie, ma anche la sorella Borogna. Poi c'è stato Pierre. Pierre, io sono stata innamoratissima di Pierre durante la stesura di questo romanzo, perché è un uomo di una intelligenza elegante, come la definisco io. Ha conosciuto quel genio di ragazza che si è trovato davanti, che era la Marie Slovoska, e l'ha sposata mettendosi al suo fianco. E loro è stato da sempre un matrimonio alla pari, questo è di una modernità straordinaria. E poi altra figura che ho amato molto è il padre di Pierre Curie, che quando il figlio verrà a mancare prematuramente per un incidente, deciderà di trasferirsi a casa di Marie per accudire le figlie, quindi le sue nipoti, e questo permetteva a Marie di andare a lavorare, e anche questo è di una modernità incredibile, perché ancora oggi le donne, per poter avere una carriera, per potersi affermare nel lavoro, hanno bisogno di qualcuno che le aiuti, che si occupi e curi la propria famiglia. Va bene, parliamo di un altro ambito, di un altro aspetto di Sara. Sara scrive per le donne, scrive di donne e ha una voce delicata, anche molto profonda, ma il tuo lavoro non finisce nella scrittura, perché tu hai una scuola di scrittura e sei direttrice di questa collana che si chiama Femminile Singolare di Morellini. Vuoi parlarcene? Ma guarda, è un po' il mio, come dire, contributo al raggiungimento della parità di genere o al femminismo di oggi. Io credo che ognuno debba fare quello che può nel suo, ovviamente nelle sue possibilità, e io voglio parlare di donne. Sono molto convinta che per raggiungere questa benedetta parità di genere si debba partire anche dalla narrazione delle storie delle grandi donne. La cultura, la nostra cultura ci porta a conoscere molto bene i padri della narrativa, della storia, i padri dell'arte, i padri della scienza. Quando dobbiamo nominare qualche madre, per quanto ci siano state, facciamo sempre molta fatica. L'esempio più lampante è la differenza culturale che abbiamo nei confronti di Pirandello o di Grazia Deledda. Sono stati entrambi i nostri premi Nobel, dovremmo portarli entrambi su un palmo di mano. Lei è stato il nostro premio Nobel donna. Per una donna era molto più complicato raggiungere certi risultati, ma nella nostra cultura lei viene spesso dimenticata, purtroppo. Quindi, rifacendo un passo indietro, voglio tirare fuori dalle pieghe della storia le biografie delle grandi donne, perché raccontarle ci permette intanto di capire il punto in cui siamo oggi, perché il nostro percorso oggi, che a volte può sembrare anche molto facilitato, dipende sempre da qualche donna che ci permette oggi di fare certi passi. Che ci ha aperto la strada. Certo. Va bene, ringraziamo Sara e ricordiamo a tutti che il libro Io sono Marie Curie, come anche gli altri libri di Sara Rattaro, sono disponibili nelle biblioteche di Sesto San Giovanni. Grazie Sara per la Grazie disponibilità. Grazie a voi.